tutti, la fine dell'anno si avvicina e quindi è giunto il momento di tirare un po' le somme per quanto riguarda le letture. Ogni anno è la solita storia, quali sono stati i fumetti migliori e peggiori del 2018? Difficile a dirsi, per cui ho deciso di partire intanto con i manga perché sono i fumetti su cui ho le idee un po' più chiare e di parlarvi non solo delle letture migliori che ho fatto quest'anno ma anche di quelle che sono state le mie delusioni. Partiamo però come sempre dalle cose belle. Due fumetti che continuo ad amare, che avevo iniziato l'anno scorso, quindi sono delle serie ancora in corso che però sto apprezzando tanto, quindi ve le voglio citare molto brevemente, sono Amarsi Lasciarsi di Yosaki Saka e Tsubaki Chou no Lonely Planet di Mikaya Mamori. Amarsi Lasciarsi è edito da Planet Manga, al momento siamo a l'ottavo volume, nel momento in cui sto girando questo video deve uscire il nono e ogni volume ha un prezzo di 4,50€, mentre Tsubaki Chou è edito dalla Star Comics ha un prezzo di 4,30€ e siamo fermi attualmente al numero 9. La cosa che hanno in comune questi due manga è che sono entrambi degli shoujo, ma sono un tantino differenti fra di loro. Amarsi Lasciarsi lo sto apprezzando tantissimo per i personaggi e i disegni spettacolari, trovo che ci sia una bellissima crescita soprattutto per il personaggio che vedete qua in copertina, ovvero Yuna, e la storia segue principalmente due ragazze e due ragazzi, mentre in Tsubaki Chou la protagonista è una ragazza di 16 anni che si innamora di un ragazzo più grande di lei. Anche in questo caso nulla da dire sui disegni, che sono veramente eccezionali, la storia però in alcuni punti risulta un po' più infantile, proprio per il carattere a tratti superficiale della protagonista, però anche se inizialmente non mi sembrava chissà quanto originale, è una serie che sa intrattenere. Se vi piace quindi il genere shoujo e ancora non avete recuperato questi due manga, fatelo. Manga rivelazione per me di quest'anno è The Promised Neverland di Kayushirai e Posuka Demizu, edito dalla J-Pop al prezzo di 5,90€. Al momento siamo al sesto volume, è una serie ancora in corso e si tratta di un thriller mystery che vede per protagonisti dei ragazzi di un orfanotrofio in cui le cose sembrano andare in maniera fin troppo perfetta, infatti un giorno scoprono la dura realtà dietro alle amorevoli cure di questo luogo. È una storia che si basa molto sull'adrenalina, l'azione, la strategia soprattutto. I protagonisti sono molto giovani ma non per questo stupidi. È un fumetto che ti tiene incollato e che ti sconvolge e stupisce tanto. Io sono veramente intrippata con questo manga e non lo avrei mai detto perché lo stile di disegno non è fra i miei preferiti e tuttora non mi piace particolarmente, non mi piacciono i volti in particolare, però trovo che la storia meriti veramente tanto, soprattutto se vi piace questo genere di manga. Un altro manga che sto adorando tantissimo è Made in Abyss di Akihito Tsukushi, edito sempre dalla J-Pop al prezzo di 7,90€. Siamo al volume 5, comunque è una serie ancora in corso anche in Giappone e questo manga non è una grandissima sorpresa perché l'anno scorso mi ero innamorata dell'anime, quindi era abbastanza palese che mi piacesse anche questo manga, visto che è l'opera prima di questa storia, anche in questo caso avventurosa, che vede per protagonisti sempre dei ragazzini, ma le cui tematiche sono molto adulte e profonde. Soprattutto nell'anime sono rimasta molto sconvolta dai risvolti un po' cupi di questa storia, che è ambientata in un'isola al cui centro c'è una profondissima voragine, l'abisso, molto misterioso e pericoloso perché più in profondità si va, peggiori sono i sintomi di risalita che possono provocare nausea, giramenti di testa, emorragie fino alla morte. La protagonista si calerà in questo abisso per ritrovare la madre. Non lasciatevi influenzare dal tratto carino e coccoloso dei personaggi, con queste linee molto morbide, leggermente sproporzionate con le teste tonde, perché, come vi dicevo, le tematiche affrontate sono molto toste. Si parla, tra le altre cose, di ambizione umana, esperimenti. Ci sono dei momenti sicuramente anche un po' più carini, che riguardano ad esempio l'amicizia fra la protagonista e il suo amico robot. Nel complesso è una storia davvero meritevole. Altra grande sorpresa per quanto mi riguarda, Chisakobe di Minetaro Mochizuki, edito da J-Pop al prezzo di 9,50€, è una serie conclusa in 4 volumi. Questo manga
bellissimo e mi trovo un po' in difficoltà nel paragonarlo a qualche cosa perché credo di non aver mai letto nulla di simile. La storia è abbastanza semplice perché parla di un ragazzo più o meno della mia età che ha perso tutto, la famiglia, la casa, in un momento di profonda crisi e deve cercare di risollevarsi. È una storia che parla tanto quindi di rinascita e di rivalsa, non soltanto del protagonista, ma anche di altri personaggi che per motivi differenti si trovano in un momento particolarmente difficile delle loro vite. È una storia abbastanza quotidiana che ho apprezzato molto per questo perché l'ho sentita una storia molto vera, nonostante sia ambientata in un paese molto diverso dal nostro, soprattutto per certi punti di vista. Ho apprezzato tantissimo le tavole perché sono. Ho apprezzato tantissimo i disegni e le tavole perché sono belle grandi, lo stile dei personaggi mi piace tanto, mi piace la cura nei dettagli, nel vestiario, nel cibo, cioè le tavole dedicate al cibo sono un vero e proprio omaggio alla cucina giapponese e l'ho trovato molto giapponese per certi versi, nonostante sia una storia abbastanza contemporanea. Sicuramente un fumetto da avere se vi piacciono i manga e le storie di vita quotidiana. Se come me amate i gatti, avete in particolare un legame molto speciale col vostro animale domestico, lei e il suo gatto è il manga per voi. La storia è stata scritta da Makoto Shinkai, mentre i disegni sono di Tsubasa Yamaguchi. Questo fumetto è edito dalla Dainite e ha un prezzo di 14,90 €. La storia in realtà è molto semplice e non ha nulla di particolarmente drammatico, ma nonostante questo mi ha fatto commuovere molto. La protagonista è una ragazza, anche in questo caso più o meno mia coetanea, che si ritrova in un momento di un nuovo inizio nella sua vita perché ha iniziato un nuovo lavoro, si è trasferita a vivere da sola per la prima volta e incontra un gattino che decide quindi di adottare. La storia si sviluppa in parte anche grazie al punto di vista del gatto. Vediamo spesso la sua padrona dal suo punto di vista e l'ho trovata una cosa dolcissima, come il rapporto che lega questi due personaggi. Nonostante la storia sia abbastanza lineare, mi è piaciuta molto perché anche in questo caso si tratta di una storia vera che non parla solo del legame con il proprio animale domestico, ma che valorizza tantissimo questo rapporto che in più di un'occasione è salvifico e anche in questa storia lo è per la protagonista, che come vi dicevo si trova in un momento difficile della sua vita, fatta di nuove cose che fa fatica a gestire e soprattutto fa anche fatica a capire un po' se stessa. Come vi dicevo, non è una storia drammatica, è abbastanza lineare la trama, però credo che questa storia vi rimarrà nel cuore se vi piacciono particolarmente i gatti. Passiamo ora alle delusioni di quest'anno. Vabbè, il primo fumetto che vi cito è PNM, ora non ricordo nemmeno l'autrice, è però uno shoujo edito dalla Star Comics, ha un prezzo di copertina di 4,30 €, ve l'ho già anche recensito qua sul canale, quindi troverete comunque nelle schede qua sotto in descrizione tutti i link utili di recensioni, approfondimenti, link ad Amazon, IBS, eccetera, eccetera. Perché è stata una delusione questo manga? Perché non avevo grandissime aspettative. Vista la trama, mi aspettavo una storia di intrattenimento carina, un po' sulla scia di Tsubaki Kill Cho Lonely Planet, per intenderci. In realtà è iniziato come un manga molto spiritoso e divertente, un po' superficiale, però comunque di intrattenimento, ma è sfociato in un fumetto pieno di stereotipi e nonsense per quanto mi riguarda. E ci sono rimasta male perché secondo me al giorno d'oggi abbiamo superato questa fase in cui tutti i personaggi sono stereotipati, si comportano in un certo modo, le ragazze litigano per un ragazzo, eccetera, eccetera. Quindi mi ha fatto molto rabbia per questo, perché anche da fumetti magari che si presentano un po' più leggeri e frivoli, mi aspetto comunque un po' più di autenticità, mi aspetto più un riferimento con la realtà di oggi che non rispecchia più quello stereotipo. Ahimè, un'altra delusione di quest'anno è
di Inio Asano, Dead Dead Demons, Dead Destruction, edito dalla Planet a un prezzo di 7,50 euro a volume. Il primo in realtà mi era piaciucchiato abbastanza perché si tratta di una storia che mescola quotidianità, le protagoniste sono appunto delle ragazze che frequentano il liceo e fantascienza, perché nel Giappone in cui vivono loro, da un giorno all'altro si è presentata questa navicella aliena che sosta sul cielo del Giappone, non interagisce in alcun modo, ma non si sa bene che cosa vogliano questi alieni. Insomma, ero rimasta molto incuriosita da questo primo volume perché i disegni, vabbè, sono spettacolari e anche la storia comunque sembrava affascinante. In realtà, il secondo e il terzo volume mi hanno lasciata molto perplessa perché non capisco bene dove voglia andare a parare l'autore. Il fatto che sia adesso poi una storia in pausa non mi fa molto ben sperare e guardando anche delle interviste fatte ad Inio Asano, insomma, non mi ha fatto una buonissima impressione mentre parlava di quest'opera. Sembrava scritta tanto per essere scritta. E mi ha ferita molto come cosa, perché so bene che l'essere persone, l'essere autore sono due cose differenti. Io stimo tantissimo Inio Asano come autore, mi piace tantissimo la sua opera, i suoi disegni. Mi piace il sentimento che mette in quello che fa e mi dispiace vedere che la persona è spesso così disinteressata verso le sue opere, ma mi ha ferito un po' e forse mi sono anche un po' lasciata condizionare da questa cosa, non lo so, però proprio anche a livello di trama l'ho trovato molto piatto, non capisco che cosa porterà avanti, non lo so. Altra delusione, ahimè, è il numero 4 di Given di Natsuki Kizu, edito dalla Flashbook al prezzo di 6,90 euro. I primi tre volumi di questo manga in realtà non mi sono dispiaciuti, vedono per protagonisti dei ragazzi che suonano in una band, in particolare un ragazzo che vuole imparare a suonare la chitarra e si rivolge quindi ad un membro di questa band. Poi le cose li porteranno ad avvicinarsi, a provare un certo interesse l'uno per l'altro e a suonare insieme. Questo quarto volume è stata una grandissima delusione perché, se non sbaglio, adesso siamo in pari col Giappone, quindi il seguito non so quando uscirà, ma soprattutto l'ho trovato, tra virgolette, inutile, perché si sofferma su due personaggi che per i primi tre volumi erano abbastanza secondari. E ok, magari a qualcuno potrebbe interessare approfondire anche questi altri due personaggi, ma basare tutto questo quarto volume su due personaggi che non sono i reali protagonisti della storia, e quindi interrompere la storia che stava procedendo secondo me molto bene dei due veri e propri protagonisti, e non soltanto per la loro relazione, ma proprio come personaggi iniziavano a svilupparsi bene, l'ho trovato inutile e mi ha fatto rabbia perché mi sono sentita come, tra virgolette, presa in giro, come mi stai facendo perdere tempo, che cosa succede in realtà? Perché ci soffermiamo su di loro? Vabbè, magari è una cosa mia personalissima, ci sta, però ecco, mi aspettavo di poter continuare questa storia che in realtà mi sta piacendo molto. Ah, altra grande delusione di quest'anno è Ida Mariga Kikoeru Limit, il primo volume di cui vi ho già parlato abbastanza perplessa già altrove. È un manga sempre edito dalla Flashbook, se non sbaglio a 6,90 euro, di Fumino Yuki. Si presenta come seguito di Ida Mariga Kikoeru, Shonenai che mi era piaciuto tanto, completo in due volumi. Questo nuovo volume dovrebbe portare avanti la storia fra questi due protagonisti. In pratica, senza fare ovviamente spoiler perché si tratta di un seguito, i protagonisti sono due ragazzi molto diversi che si avvicinano perché uno di questi ha problemi di udito, non è completamente sordo, ma ci sente poco e quindi cerca qualcuno che lo possa aiutare a prendere appunti durante le lezioni. L'altro ragazzo è molto esuberante, cerca un lavoretto e quindi decide di aiutarlo in cambio di un vento. Fra i due si instaura un'amicizia che poi si sviluppa in qualcosa di più. È un fumetto che ho trovato molto delicato innanzitutto per i disegni, ma anche per le tematiche, perché si parla comunque di handicap. Limit l'ho trovato inutile, nel senso che la storia sì, va avanti, ma in realtà
i personaggi non vengono sviluppati. O meglio, la relazione fra i due personaggi principali è uguale a come l'avevamo lasciata prima, perché sì, succedono delle cose, ma è come se non ci fossero stati progressi, è come se non fossero cresciuti, come se non si conoscessero bene, come se cioè, manca veramente qualche cosa. E mi ha infastidita tutto questo, perché in realtà io mi aspetto che una relazione, ma anche i personaggi, col passare del tempo conoscendosi, si sviluppi qualcosa di più, crescano insieme, che ci sia uno sviluppo che vada avanti la storia. Invece l'ho trovato un ripetersi di quello che avevamo già letto, ad esempio nel numero 2 di Damari ga Kikoeru, quindi sono rimasta profondamente delusa da questo. Questi erano quindi i manga che ho amato in questo 2018, ma anche quelli che mi hanno delusa. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono stati invece i vostri preferiti di quest'anno e quali sono state le vostre grandi delusioni. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!